Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi del biancospino perché è un cespuglio profumato, quindi rientra nei cespugli profumati del nostro giardino a pieno titolo. Ma non solo, perché adesso vedete i fiori in boccio sono così belli gonfi che è il momento di raccoglierlo. E quindi andiamo a scoprire un po' di questa pianta che cresce da noi sul nostro territorio. Libera, cresce da sé e naturalmente noi la lasciamo ben volentieri tutto dove cresce, la lasciamo crescere a suo piacimento. Può essere un bel cespuglio, ma anche può arrivare a farne dei piccoli alberelli. Spinoso, quindi prestate un po' attenzione quando volete raccogliere perché ha delle belle spine, belle appuntite. Ed è una pianta che è conosciuta nell'antichità veramente da tutti i popoli, perché è una pianta che può offrire molto, moltissimo per le sue proprietà proprio riguardo al nostro benessere, alla nostra salute. Una pianta edibile, le bacche, ma non solo, e oltretutto una pianta che era molto, molto apprezzata da tantissimi popoli perché è una pianta che aveva una forza, una vitalità che poteva contrastare le forze maligne, quindi proprio per questo era quasi considerata una pianta sacra. Abbiamo visto che è una pianta che essendo così spinosa e ha questa crescita abbastanza disordinata se lasciata a sé, è molto interessante anche in un giardino, anche per un giardino ornamentale. Infatti se ne usano tanto farne siepi, siepi libere, e veniva utilizzata anche tempi passati, adesso non è più molto comune, quando tra i poderi agricoli, quindi tra un podere e l'altro, venivano fatte queste siepi di recinzione dei terreni, per delimitare ognuno la propria proprietà. E proprio questa sua forma e queste sue spine sono molto interessanti perché ha in questo punto questa pianta ha un ruolo importantissimo anche proprio per l'ecosistema, per la fauna, perché attira tantissimi uccelli che riescono in questi rami a volte così intricati a fare, protetti dalle spine, a fare i loro nidi, quindi per questo è ottimo, e attirano anche tante farfalle e falene. Mi sono preso un appunto perché c'è una falena che in Europa praticamente è diventata alquanto rara, Eriagaster lanestris. Vabbè, poi comunque vi lascio il nome in sovraimpressione così se volete potete cercarla. È una falena che è quasi scomparsa perché proprio le larve si cibano proprio del biancospino, delle foglie del biancospino e del prugnolo, che anche questa è una pianta normalmente selvatica in queste zone, e anche in alcuni casi delle betulle. E prediligono proprio questi cespugli arbusti e quindi benvenuto a tutto quanto. Naturalmente non creando danni all'agricoltura, non hanno mai destato allarmi o interesse da parte degli agricoltori. Nello stesso tempo, però, essendo prede di molti uccelli e come funziona proprio l'intreccio della natura, portano comunque a una grande varietà, una grande presenza della fauna spontanea. Anche le sue bacche sono una fonte di cibo molto molto interessante per uccelli e per piccoli mammiferi, quindi è da consigliare quando si raccoglie, bisogna sempre, quando ne raccogliamo i fiori e le foglie, lasciare sempre tanti fiori a disposizione della pianta perché in questo modo avremo le bacche poi in autunno. E quando raccogliamo le bacche non raccogliere mai tutto perché altrimenti andiamo a togliere cibo proprio a questa fauna selvatica che invece noi vogliamo nel nostro giardino, orto e nel nostro piccolo appezzamento di terreno vogliamo portare molto volentieri. Le giovani foglie si possono raccogliere quando si vede, hanno ancora questo aspetto verdino, tenero, si possono consumare in insalata. Quindi sono molto molto interessanti, per questo si possono mangiare tranquillamente.
poi che sono ancora un pochino più tenere, tagliatele un pochino fine naturalmente. Altrimenti, quando abbiamo già i boccioli proprio in questo stadio, se ne può andare a raccogliere l'intera sommità in questo modo. E questo potremmo utilizzarlo sia, potremmo utilizzare questi fiorellini, questi capolini non ancora completamente dischiusi, da, anche questi edibili, quindi si possono mangiare, guarnire i nostri piatti, le nostre insalate, eccetera, eccetera, oppure farli seccare e tenerle poi per farne delle tisane. Le bacche di colore rosso, quindi anche questo è un aspetto molto ornamentale di questa pianta, perché adesso ha questi boccioli molto delicati, molto candidi, che sono poco prima che si aprono, in questi fiorellini molto piccoli. Infatti tanti dicono, ma sarebbe meglio raccoglierli per l'uso quando sono aperti. Sì, però quando sono aperti, appena si aprono, poi perdono immediatamente i petali. Quindi diciamo che se li usiamo per cucinare, quindi per mangiare, possiamo raccoglierli anche aperti e li utilizziamo subito immediatamente. Mentre invece se noi vogliamo tenerli poi in futuro per farli seccare per le tisane, è meglio raccoglierli proprio in questo momento. Bisogna un po' giocare con i tempi e proprio quando sono proprio già grandi grandi. E si vede adesso sulla stessa pianta, non tutti, no? Qualcuno è ancora molto più chiuso, altri invece sono già più aperti. Cerchiamo proprio quasi di trovare il momento poco prima che si vadano ad aprire. Anche le bacche si possono mangiare, le consumiamo, a parte la fauna selvatica, possiamo mangiarle anche noi, non andrebbero mangiate in quantità veramente in alte dosi, perché i semi contengono una sostanza che potrebbe crearci dei problemi, quindi si possono mangiare, ma come tutte le cose, senza mai andare a esagerare. E va detto che chi assume dei farmaci, perché potrebbero interagire proprio con determinati farmaci, è meglio che consulti prima un medico per l'uso di questa pianta, soprattutto proprio chi prende appunto farmaci per migliorare la circolazione del sangue o per il cuore, problemi per il cuore, quindi consultate in questo caso un medico. Altrimenti, se noi ne facciamo un uso moderato, come anche per la tisana, si può bere, non utilizziamola per farne delle cure, perché è una pianta conosciuta proprio sui suoi effetti positivi di regolare il battito cardiaco, no? Quindi è molto utile per il cuore, ma non usiamola per questi scopi, usiamola proprio come pianta edibile, quindi che si può mangiare, che si può usare come tisana. E ogni tanto anche la tisana si può bere, sempre alternata, mai bere per giorni e giorni sempre la stessa tisana, questo vale per tutte le piante, quindi una volta berrò una tisana di biancospino, per esempio a me piace con la melissa altissima, soprattutto questa varietà di melissa, possiamo anche combinarlo con altre erbe. E il giorno dopo berrò una tisana con altri fiori e altre piante. Così in questo modo noi possiamo utilizzare e prendere tutto questo che questa pianta ci dona gratuitamente, così in abbondanza, senza andare a incorrere in spiacevoli inconvenienti. Questa pianta è molto ricca di componenti attivi. E abbiamo vitamine, ci sono pectine, oligoelementi, flavonoidi, è veramente una pianta che anche per questo, come vi ho detto, era già molto conosciuta nell'antichità, proprio perché addirittura in certe situazioni le bacche sono state anche per l'uomo una certa fonte di cibo in certi momenti dove non c'era una grande disponibilità di altro cibo. Le bacche si possono mangiare anche crude, ma normalmente o fresche o poi seccate. Secche si possono anche in questo caso utilizzare, ma anche fresche, per farne delle tisane. E si possono utilizzare, diciamo nella maggior parte dei casi, si usano per aromatizzare grappe o brandy o bevande di questo tipo. Ma si possono anche utilizzare per farne delle gelée, ad esempio delle gelatine che possono andare ad accompagnare piatti dolci, ma anche ad esempio piatti di formaggio con cui legano molto bene.
se ne possono anche fare delle salse salate, quindi c'è proprio un grande utilizzo. Diciamo che sono bacche che sono veramente molto interessanti anche proprio in cucina. Naturalmente molto belle sulla pianta ornamentale anche in autunno, quindi adesso il fiore quando si apre, che avrà un leggero profumo molto morbido, molto avvolgente, e poi in autunno le bacche, quindi veramente una pianta molto 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 interessante. Una cosa che è una curiosità, una cosa che non sapevo, quindi chiedo anche a voi se avete notizie in merito: su Wikipedia ho letto un articolo in cui si diceva che in alcune regioni in Nord Italia la commercializzazione, ecco, e la messa a dimora di nuove piante di biancospino è stata vietata, perché pare che, almeno così è scritto, che è considerata vettore di un batterio, del batterio che viene chiamato colpo di fuoco batterico, ecco, che causa questa malattia, il colpo di fuoco batterico, ed è per questo in alcune zone, in alcune regioni è stato vietato. Non so se voi avete notizie al riguardo, sarebbe interessante una vostra opinione e le vostre informazioni, se ne avete, perché è qualcosa che mi incuriosisce molto, perché non sapevo proprio e mi è caduto proprio così dal cielo in questi giorni. Quindi, una volta che l'avete adocchiato, noi ne abbiamo diversi in diversi punti del nostro territorio. Tenetelo d'occhio, perché, come detto, una volta in boccio bastano proprio pochi giorni, perché poi se è troppo tardi sia completamente aperto e a questo punto sarà poi difficile raccoglierlo. Tenetelo comunque anche d'occhio per utilizzarlo in cucina e anche proprio, come abbiamo detto, come pianta ornamentale. Attira inoltre tantissimi insetti impollinatori, anche questi molto utili e benvenuti nel nostro giardino. Con questo concludo. Ciao a tutti!